Mister Francesco Patti, allora una nuova vittoria, tre consecutive, mi pare che quest'anno sia la prima volta, mi sbaglio? No, è la seconda, già avevamo fatto un trittico sul finale del girone di andata con Archi, Rombiolese e San Giorgio. E allora comunque tre vittorie, oltretutto questa volta con tre squadre che sono nella stessa posizione della classifica vostra, diciamo che ruotate intorno a quarta, quinta, sesta, settima posizione. Infatti rispetto alla volta scorsa sono cambiate le avversarie, questa volta le vittorie sono state prestigiose perché veniamo dalla vittoria fuori casa di domenica a Filocaso e tutti sappiamo in Filocaso cosa ha rappresentato in questo campionato. E oggi con una grande squadra, perché la Ludus Ravagnese oggi si è dimostrata una grande squadra, lo sapevamo già la vigilia, la temevo molto e sapevo che per tenere testa a questa Ludus Ravagnese e avere la meglio avremmo dovuto mantenere un'intensità altissima dall'inizio e alla fine. Nonostante il 3-0 che noi siamo riusciti a ottenere a un certo punto, non siamo stati mai tranquilli. Terza vittoria consecutiva per lo Sporting Catanzaro Lido e terza vittoria importante perché ottenuta contro tre squadre che sono nella stessa zona di classifica appunto della squadra del presidente Tarantino. Contro la Ludus Ravagnese oggi un 3-1 che in pratica rispecchia anche la partita del girone di andata, poi con la Bagnarese e domenica scorsa a Filocaso. Quindi un ruolino di marcia importante appunto per lo Sporting che si appresta tranquillamente a vedere le parti alte della classifica e non doversi guardare più alle spalle. Siamo con Alessandro Ferrara che intanto che è tornato da poco qui a Catanzaro e che è stato accolto benissimo perché addirittura tu appena sei rientrato mi pare che hai segnato subito contro la Bagnarese. Sì, ho un esordio con gol quest'anno, sono rientrato dall'Olanda nel mese di dicembre, poi visto i rapporti che lega a me il presidente Tarantino immediatamente ci siamo trovati, così come l'anno scorso anche nella seconda fase del girone, girone di ritorno. Abbiamo fatto queste tre vittorie molto importanti per noi, tre vittorie consecutive che adesso diciamo ci tranquillizzano un po' per quanto riguarda la zona bassa della classifica, ma ci stimolano a tentare a questo punto, visto che ci siamo dentro fino alla fine, di agguantare i playoff.